Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in diretta, benvenuti. Allora, approfittiamo di questa giornata caldissima d'estate per portare in tavola un dolce semifreddo al gusto cappuccino. È una torta piacevolissima, molto facile da realizzare, lo vedrete, lo faremo assieme, proprio bastano 10 minuti, quindi assolutamente indicata. Tra l'altro non serve né gelatiera, né altro, quindi insomma facilissima. Tra l'altro è una torta che potete presentare come torta dopo cena, come pausa caffè al pomeriggio e perché no, sfruttare l'idea per utilizzarla come torta di compleanno. Allora, prima di cominciare, verifico un po' lo stato di connessione perché talvolta con il web magari salta la connessione e rischio di parlare magari da sola. Quindi adesso giro un attimo la fotocamera che così ci mettiamo in posizione di lavoro, diamo qualche saluto, vediamo se la connessione è partita. Patrizia, buon pomeriggio. Simona, Maurizio, ciao, benvenuti. Ok, allora diciamo che siamo partiti, quindi possiamo cominciare. Sistemo soltanto un pochino meglio in modo che vediate bene il piano di lavoro. Allora, dicevo per chi non ha ascoltato, che è entrato adesso in diretta, faremo una torta semifreddo al gusto cappuccino. Allora, innanzitutto utilizziamo una tortiera, questa è 20 cm di diametro, quindi la dose sarà un dolce per 6-8 persone. Chiaramente, se voi avete bisogno di farla più grande, andrete a raddoppiare le dosi che vi darò. Adesso le dosi ve le dico mentre la prepariamo assieme, poi comunque vi lascio il post a fine diretta con tutto scritto, quindi non serve che prendiate nota. Allora, cominciamo prima di tutto con il foderare questa tortiera con dei pezzetti di pellicola. Perché utilizziamo la pellicola? Perché poi questa torta andrà posizionata nel freezer. Di conseguenza è molto facile poi l'espulsione, cioè utilizziamo proprio la pellicola per toglierla dalla tortiera, altrimenti poi dovreste ritagliarla un pochino con il coltello e rischiate magari un po' di rovinare un pochino i bordini. Michele, buonasera Maria, ciao cara Maria, benvenuta. Ok, allora cominciamo ragazzi. Prendiamo questa pellicola e cerchiamo al meglio che possiamo di posizionarla proprio all'interno. Quindi apriamo bene. Andiamo a inserire, adesso si appiccica qui in parte, quindi spostiamo un pochino queste ciotoline. Ce ne servono due perché così riusciamo a foderare bene tutto. Poi comunque inserendo gli ingredienti si appiattisce e prende poi la forma che deve prendere. Ok, prendiamo la seconda, ecco qua. Io utilizzo proprio questa pellicola alimentare. Andiamo a metterla all'interno, vedrete la torta è molto facile, davvero piacevole il sapore. Io la farò al gusto cappuccino, poi vedrete, ma eventualmente se vi piace un pochino più intenso il sapore, si può utilizzare anche un po' di caffè solubile. Ogni modo è molto gradevole, avvolgente il sapore, buono, buonissimo. Ok, allora la tortiera l'abbiamo preparata, ok? Ora cominciamo con la base. La base la prepariamo utilizzando 200 g di biscotti secchi. Allora io utilizzo il biscotto tradizionale che si utilizza nelle basi delle cheesecake, quindi tipo Digestive per capirci, con l'aggiunta del burro. Quindi la base è tipicamente quella della cheesecake. Prendo un attimo un cucchiaio. Così andiamo a fare tutto. Versiamo poi 80 grammi di burro fuso e andiamo ad unirlo a questo biscotto che io ho tritato con un mixer. Ovviamente io ho saltato qualche piccolo passaggio perché comunque è molto facile, di conseguenza non vi trattengo più di tanto. Andiamo a mescolare, ad amalgamare bene questo composto di biscotto. Ok, nel frattempo saluto Ilaria, buongiorno. Ok, ci siamo. Aspetta che leggo se c'è qualche commento in particolare. Vediamo un po'. Marcus. Bene, mi fa piacere che siate con me. Ho pensato che magari qualcuno fosse già in vacanza, invece c'è ancora qualcuno che è ancora al lavoro. Rimandiamo le ferie. Ok, allora le abbiamo impastato così il biscotto e adesso andiamo a versarlo all'interno della nostra tortiera, ok? Facciamo poi un po' di pressione in modo da appoggiare
appiattire bene la base biscottata, mettiamo tutto così, ecco qui, con il dorso del cucchiaio andiamo ad appiattire bene, facciamo proprio uno strato, vi aggiungerà tipo uno strato di un centimetro e mezzo più o meno. L'importante è proprio appiattire, questa è la cosa fondamentale. Poi dopo continuiamo con gli altri passaggi. Lo livelliamo bene, dopo ve lo faccio vedere perché non so se si vede bene all'interno. Adesso facciamo questa pressione così, ecco, perfetto. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Questa è la base, quindi una base come una cheesecake. Ora ci occupiamo di preparare la crema. Prendo in frigo, ho montato la panna, sono 500 ml di panna fresca. La prendo, che l'ho tenuta in frigo fino all'ultimo, così restava bella soda. Eccola qua. Quindi panna fresca, la prendo proprio al banco frigo, si monta o con le frustine elettriche oppure con il mini pimer, a seconda di come vi trovate meglio. 500 ml. Andiamo ad aggiungere, siccome io non ho messo lo zucchero per montarla, vado ad aggiungere 170 grammi di latte condensato, buonissimo, quindi questo ce lo va a zuccherare. Sicuramente meglio dello zucchero, perché a parte zuccherare bene, ma oltretutto si amalgama molto meglio all'interno della panna, si raddensa. Come vedete io non utilizzo né gelatine né fissatori di panna o altro, quindi proprio una torta gelato al naturale, diciamo così. Francesco, benvenuto. Vedi, mo, che ci abbiamo anche un po' di maschietti qua che seguono la pagina di cucina. E poi tra l'altro siete anche bravissimi, perché ogni tanto mandate le foto dei piatti che avete preparato, quindi complimenti. Ovviamente quando farete la torta io mi aspetto che mi mandiate le foto e i commenti. Poi, allora, aggiungiamo, visto che dobbiamo aromatizzarle e renderla al gusto cappuccino, io utilizzo 70 grammi di cappuccino solubile. Se volete un sapore più intenso, secondo me questa è gradevolissima, però mettiamo caso che vi piace di più un po' più di caffè, dimezzate la dose, metà caffè solubile e metà cappuccino, ok? Quindi versiamo tutto all'interno e iniziamo a scioglierlo un pochino. Io lo faccio adesso a cucchiaio, se volete con le frustine elettriche, ovviamente si sta un pochino di meno, ma insomma dai, così ci facciamo un attimo compagnia. Francesco, Simonetta, buon pomeriggio. Ok, quindi praticamente adesso andiamo ad unire questi ingredienti e benché fatta questa crema, che tra l'altro è deliziosa. Adesso io non posso farvela assaggiare, però fidatevi sulla parola, ma poi la proverete e mi saprete dire anche voi cosa ne pensate. È una crema che si potrebbe anche servire così, ma noi la rendiamo a semifreddo perché poi andiamo a posizionarla nel freezer, ok? Ecco qua. Praticamente un gusto poi che si avvicina moltissimo alla coppa del nonno, giusto per darvi un po' un'indicazione sul sapore. Ecco, vediamo se poi avete qualche domanda, poi vi leggo nei commenti e vi rispondo. Perfetto, adesso riprendiamo il nostro stampo e versiamo all'interno tutta questa crema che abbiamo preparato. Ok, ecco qui. Poi se per caso volete potete inserire anche dentro la crema, non so, ad esempio o delle gocce di cioccolato oppure dei chicchi di caffè, volendo aggiungere ancora qualcosa, ma insomma così è, secondo me è perfetta. Allora adesso livelliamo bene, perché poi dopo quando si congela altrimenti prende la forma sbagliata, quindi livellare bene il tutto, così con il dorso del cucchiaio piano piano fate aderire bene alla pellicola. Ok, avete visto, cioè alla fine veramente si sta un attimo a preparare, poi dopo decidiamo un po' come decorarla, perché può essere terminata così oppure insomma a seconda anche dell'evento che avete potete decorare in qualche modo un po' a fantasia. Adesso noi vediamo assieme qualcosa, ma poi ognuno si può sbizzarrire.
Ok, adesso abbiamo livellato il tutto, vi faccio vedere, ecco qua. Quindi adesso è pronta per essere posizionata nel freezer. Servirebbero circa 10 ore, quindi vi consiglio di farla magari la sera prima se l'indomani la volete mangiare. Ok, allora facciamo una sostituzione, nel senso che adesso vi faccio vedere quella che ho fatto ieri sera, così la vedete già congelata. La tiriamo fuori proprio dal congelo. Adesso ve la faccio vedere e posiziono questa qua, così ne abbiamo due praticamente. Ecco, la lasciamo qui e domani questa è pronta per essere assaggiata. Allora, vi faccio vedere come risulta. Quindi io ho semplicemente espulso la pellicola dalla tortiera ed esce in questo modo, vedete? Quindi questa è praticamente la nostra torta. A questo punto decidiamo come decorarla. Si possono fare varie cose. Ad esempio, potete sciogliere del cioccolato al latte, del cioccolato fondente, cioccolato bianco, in base ai vostri gusti, a bagnomaria, e lo versate poi sopra, sempre su torta congelata, mi raccomando, e quindi fate una colata di cioccolato. Io non lo faccio perché altrimenti poi magari risulta forse un pochino troppo pesantina, ecco, perché cioccolato, panna, quindi secondo me così siamo in un equilibrio abbastanza corretto. Oppure potete mettere ad esempio dei chicchi di caffè, per dire, potete posizionarli proprio dove ci sarà poi il taglio delle varie fettine, si possono fare delle decorazioni di questo tipo. Oppure ancora, a me piace molto, con della granella di nocciole, ok? Magari facciamo una sorta di luna con la granella, la posizionate proprio qui in parte, poi ve la faccio vedere bene, spero che si riesca a vedere abbastanza dal video. Facciamo proprio una sorta di mezzaluna con questa granellina. Poi ripeto, è sempre un po' a fantasia la decorazione. Però secondo me, mettendo così, siamo già a un buon livello di decoro, ovviamente, insomma, per una torta fatta a casa. Ecco qui, ancora due granetti, che così diamo una bella forma. E poi potremmo chiudere mettendo dei biscottini di decoro. Io ho preso dei baci di dama da mettere proprio al centro. Li prendo, che li ho tenuti un attimo in frigo perché comunque hanno un po' di cioccolato, quindi ecco qui. Allora posizioniamo dei bacetti decorativi, ecco qua, magari facciamo una piccola pressione così. Adesso la torta ovviamente è appena tolta dal congelo, quindi se dovete servirla vi consiglio di tirarla fuori tipo un 10 minuti prima, in modo che si ammorbidisca un pochino, perché altrimenti vi resta troppo congelata. Bisogna tenerla 10 minuti fuori all'esterno. Ecco qua, vedete, quindi in semplicità abbiamo preparato una torta semifreddo al cappuccino. Quindi io, ragazzi, aspetto le foto, i commenti, cosa ne pensate, cosa hanno detto i vostri ospiti, e ci vediamo prossimamente di nuovo in diretta. Nel frattempo, se non ci sentiamo prima, vi auguro ovviamente buone ferie. Grazie mille, ciao ragazzi, grazie.